Perché c'è tanto da dire, buonasera a tutte, con questo come vorrà, mettiamo la tzedakah, che le parole che Ciao. vengono dal cuore entrano nel cuore. Bello. E mai come adesso mi rendo conto di cosa vuol dire questa frase, perché noi siamo ispirati e ci ispiriamo anche dalle storie degli altri, ognuno si aiuta, ci aiutiamo l'un l'altro a vicenda, soprattutto sulle cose che sono state difficili per noi, o su cui abbiamo lavorato veramente. Su quelle cose che vengono naturali, ci cioè vengono spontanee, non abbiamo bisogno avuto di sudare, o comunque non abbiamo avuto un momento di lavoro molto intenso e molto profondo, in realtà scivolano. Su quei punti in cui abbiamo dovuto lavorare veramente profondamente e che è stato un grande ostacolo per noi, e ne parliamo anche con grande onestà, allora lì entra dentro, cioè, l'ha fatto lui, lo posso fare anch'io. E da qui capiamo quant'è il potere anche del Baal Shuva, di quello che fa Teshuva, e lo siamo tutti in ogni piccolo istante, in ogni piccola dimensione della nostra quotidianità. Quando noi siamo riusciti a superare un ostacolo, abbiamo fatto Teshuva, siamo ritornati a noi stessi su un punto, e l'abbiamo fatto in modo molto sincero e molto genuino, e con una buona dose di difficoltà e anche di perdonare noi stessi per gli errori fatti. Questo messaggio è il messaggio che entra in modo molto molto forte, spranga la porta anche nel cuore degli altri. Quindi tutto quello che viene dal mio cuore e che nella difficoltà, nelle mie difficoltà personali, cerco in qualche modo di superarle e di vincere quelli che sono i miei limiti, quelli che sono i miei errori di forma mentis, cioè ognuno ha i propri meccanismi mentali in cui cade o tende a cadere, lì è allora dove riesco a superare, è lì che riesco a mandare un messaggio veramente di ripuy, di mettere a posto, di guarigione. Quindi questa frase che dice le parole che vengono al cuore, entrano nel cuore, vengono al cuore perché me la sono sudata in qualche modo, e quindi quando l'ho sudata, quando ho avuto difficoltà, lo passo. E ieri sera, ogni tanto ascolti delle interviste, un sacco di interviste molto interessanti con delle persone, diciamo, che hanno un ruolo ultimamente, che hanno preso un ruolo, e ascolti quello che racconta e dici: ma questo è esattamente quello di cui avevo bisogno di sentire. Un po' la risposta alla domanda che mi girava, e che non avevo neanche voglia di condividerla con qualcuno. Noi sappiamo che dovremmo avere un mashpia, una mashpia, una morà, qualcuno a cui dover farci riferimento, ma alcune volte è una cosa talmente interna che non riusciamo neanche a condividerla. Rimane una domanda che rimane tra noi stessi, magari non riusciamo neanche a formularla nel modo corretto. E ieri sera, per caso, stavo preparando il shiur per la Gome, è saltato fuori un'intervista, e ho cominciato ad ascoltarla, e mi ha parlato. E questo ragazzo che è cresciuto in America, da una grossa famiglia, una famosissima famiglia ebraica, molto nella tzedakah, quindi business e tzedakah, questo è un po' il lato motif, che crea molta pressione. E da lì sono nate un po' di considerazioni che ho fatto. E fondamentalmente il punto è riconnettersi con noi stessi, con la volontà di HaKadosh Baruch Hu, il fatto di sapere che è tutta la volontà di Hashem. Io ci devo mettere del mio, io devo mettere il mio sale nella zuppa, però il risultato non dipende da me, io devo combattere, ma non devo alzare la mano su quello che devo dire, quello che devo fare, devo vivere il presente, ma dopodiché devo imparare anche a lasciare andare. Non è mio il risultato, mi batto per quello che è la verità. E mai come oggi, anche stiamo vedendo le immagini in America, in Europa, ma è come oggi il ruolo di ogni ebreo è fondamentale. Ognuno di noi è chiamato ad alzarsi e a dire la sua e a condividere un raggio di luce col mondo, con chi gli sta intorno, con la famiglia, con gli amici, con i conoscenti. E tutta questa abitudine che abbiamo avuto di usare i canali telematici di Zoom e tutti gli strumenti di tecnologia della comunicazione di massa, che abbiamo sviluppato un po' l'abitudine di utilizzarlo durante il Covid, perché eravamo bloccati a casa, oggi diventano uno strumento di comunicazione estremamente importante.
lo dicevamo all'epoca, diciamo, mi ricordo che anni fa, quando abbiamo cominciato 2 o 3 anni fa, dicevamo, sì, dobbiamo studiare perché poi dopo ognuno di noi diventa amore degli altri, ognuno di noi manderà un messaggio importante per gli altri e tutti gli altri guarderanno quello che abbiamo da dire. Ebbene, sta succedendo. Non ce ne stiamo veramente rendendo conto ancora, ma sta succedendo. Forse perché siamo in Israele, quindi siamo tutti insieme, però chi è fuori, chi è uno studente universitario, oggi si deve battere. E deve alzare il proprio orgoglio ebraico nell'università, nel posto di lavoro. I fari sono riflessi su di lui. Tutto quello che ha imparato fino adesso diventa materiale estremamente importante e prezioso per condividere un raggio di luce e condividere qual è il valore ebraico, quello che abbiamo da dire al mondo. E ancora una volta il mondo ci urla. E semplicemente non abbiamo bisogno di, il nostro il punto è non ascoltare quello che dicono gli altri, ma essere mashpi'im, essere noi che influenziamo il mondo. Sì. Siamo arrivati di nuovo a un giro di boa dove tutto quello che abbiamo studiato, ci siamo preparati in questi anni, soprattutto con un speed, velocizzato col tempo del Covid, deve essere tirato fuori in modo molto pubblico. Quando si dice che le donne satcaniote fanno portare la Geulah, vuol dire che c'è un sacco di donne che parlano forte e hanno da dire la loro, e hanno da dire che non dobbiamo aver paura, che non dobbiamo nascondere la nostra ebraicità, che dobbiamo essere, quanto dobbiamo essere orgogliosi di essere ebrei, di portare avanti un messaggio di luce e di messaggio di Hashem fondamentalmente, e di essere orgogliosi per questo. Quindi un po' queste sono le considerazioni che sto facendo in questi pochi giorni, in cui dall'essere preoccupata di quello che sono le mie preoccupazioni personali, mi rendo conto quanto in realtà oggigiorno devo essere preoccupata con quello che è la venuta di Mashiach. Fondamentalmente, la venuta di Mashiach. Le mie questioni personali sono le mie questioni personali a cui devo fare attenzione perché la venuta di Mashiach ha molto a che fare con quello che è il mio equilibrio personale. Ma quello che sta succedendo allo stesso tempo è che stiamo tutti diventando dei protagonisti e tutti guardano a noi. E non c'è modo migliore per studiare se non sapere quanto sei Moré, quanto puoi insegnare agli altri. Quando devi veramente insegnare agli altri, condividere con gli altri un insegnamento, allora è lì che lo studi veramente molto profonditamente ed è lì che lo internalizzi e ti rendi conto che devi essere, che non devi, ma che vuoi essere un modello di eccellenza. Quindi il passaggio dal dovere fare le mitzvot a volere fare le mitzvot, a dover studiare la Torah, a voler studiare la Torah. Cosa dico agli altri? Cosa dico a tutti i popoli? Se non quello che è la verità del mio popolo, quella che è la Torah. E allora dico, beh, cosa dice la Torah? Andiamo a vedere. E allora si aprono le porte, perché alla fine è un rapporto, quello che noi stiamo sviluppando, un rapporto di amore in Am Israel. Quello che è la base di tutto questo processo che stiamo vivendo è l'unione e l'amore dentro Am Israel, ognuno con le sue storie, ognuno con le sue difficoltà, ma fondamentalmente quello che stiamo facendo adesso è concentrare la nostra forza, la nostra attenzione sull'unione del popolo ebraico. E lavorare sull'unione e non sulla divisione. Ed è molto difficile, proprio perché è il punto di svolta dei nostri giorni. L'esercizio è diventato ancora più difficile perché è diventato ancora più profondo. Voglio rimanere nei tempi, però questo qui è un po' il messaggio che devo condividere e lo dico fondamentalmente per me stessa, perché io so che ho le carte, ho gli strumenti, ho la conoscenza, ho la capacità di parlare di più, di condividere di più, e non lo sto facendo come dovrei farlo. Perché? Fondamentalmente per un motivo principale, che mi sottovaluto. Ed è questo uno degli insegnamenti della Yom Yom qualche giorno fa, in cui dice: se una persona è atta a pulire i diamanti e raffinarli e farlo diventare un bellissimo gioiello, non può permettersi di fare il panettiere. Ognuno di noi deve rendersi conto che è un esperto gioielliere e che ha la possibilità di
far uscire i diamanti che sono sotto il suo naso, ognuno di noi. E non possiamo semplicemente quindi relegarci un ruolo che è molto più semplice di quello che è la nostra capacità. Ognuno di noi deve sapere che deve rimboccarsi le maniche, lo dico a me in prima persona, e che deve speak out, parlare a voce alta di quello che è giusto, di quello che fa senso e di quello che sono gli strumenti per la redenzione del popolo ebraico, perché volente o nolente sta succedendo. E quindi vogliamo essere parte di questo processo, perché comunque succede. La domanda è se io prendo un ruolo principale in questo processo. Sono anni che studiamo insieme, adesso ognuno di noi si rabbocca le maniche e comincia a potenziare ancora di più quello che abbiamo studiato insieme in questi anni. Non basta, dobbiamo fare di più, perché c'è molta gente che invece di vedere un processo di Geulah ha paura ed è completamente, non è giusto. Dobbiamo essere coscienti di quello che sta succedendo e dobbiamo essere coscienti di quella che è la risposta che dobbiamo vestire in questo momento, perché è una risposta che è cosciente, che sono le doglie di Mashiach, che dobbiamo fare un cambiamento, una trasformazione, una rettificazione, una elevazione del mondo, e non dipende dagli altri, non dipende dagli altri popoli, ma dipende da noi. Quindi unione del popolo ebraico. E sapere che ognuno di noi è un faro nella notte e che dobbiamo illuminare, non possiamo nasconderci. Capitolo di questa sera, l'abbiamo cominciato ieri, il capitolo 44, stiamo galoppando verso la conclusione della prima parte di Tania e oggi andiamo avanti con la seconda parte del capitolo 44. Il capitolo 44 parla di amore. Noi abbiamo studiato, e tra parentesi abbiamo cominciato anche un shiur adesso a Tel Aviv il giovedì mattina, e lì abbiamo studiato un po' più profonditamente il capitolo 41, ma anche i capitoli successivi trattano del timore e dell'amore. Abbiamo studiato che per la base del nostro rapporto con Hashem è un rapporto di innanzitutto devo avere timore, devo avere, prendere su di me Kabbalat Ol. Io voglio essere un soldato di HaKadosh Baruch Hu, io voglio essere un Eved di Hashem, un servo di Hashem. Perché se sono un servo di Hashem, entro automaticamente in quello che è il flusso della volontà di HaKadosh Baruch Hu. E mi fermo subito e vi faccio un esempio. Oggi, questo lavoro che sto facendo in questi giorni, mi sono detta: cosa stai sempre a pensare sotto i soliti problemi, a rimuginare, a difenderti, a dire che hai ragione? Non interessa niente a nessuno. Quindi cosa facciamo? Mi connetto con Hashem. Questa è la realtà in questo momento. Hashem vuole questo. Cosa vuole Hashem? Vuole che mi riconnetto a lui e che accetto una situazione. Ok. A un certo punto ho detto va bene, facciamo così. E quindi ero sul treno. E dopo poco che mi sono seduto sul treno è arrivato un chayal, un giovanissimo chayal. Molto bello, molto particolare, e dentro di me comincia ad avere delle voci che parlano: devi parlargli, devi parlargli, devi parlare. E l'altra voce che dice: no, stai zitta, cosa fai? Fagli affatti tuoi, finisci di studiare, finisci di farteli, non hai bisogno di disturbare tutti quanti ogni volta. E poi invece una voce dentro di me dice: ma no, hai l'opportunità di parlare con lui, non si ripeterà. Quindi se ti è seduto davanti vuol dire che devi parlarci. A un certo punto ho preso coraggio. E ho sempre delle piccole tesserine, com'è che sono come delle mini, mini, mini copie del Chitat, quindi questo volume molto, molto grande, anche se è un'edizione abbastanza, chiamano così, tascabile, ma c'è dentro il Humash, c'è dentro il Teilim, c'è dentro il Tani, c'è dentro tutta la Tfilah, insomma c'è un sacco di roba. Tutta questa roba qui hanno fatto una mini copia, una targhetta. E io un po' le regalo ai Hayalim, e ci sono state già varie storie, perché le hanno distribuite tutti più o meno, di miracoli, perché è come portarsi indietro una libreria di Kodesh. C'è anche un Ignan, un punto di averlo in macchina, quella pazza da cavera, un tzedakah in macchina, è questo, per avere una libreria di libri di Kedushah, di santità, e la tzedakah, questo ci protegge. E anche lì c'è un sacco di storie di gente che l'aveva in macchina, che si è protetto, che si è salvato, eccetera.
Allora è un po' il mio jolly, lo tiro fuori, ce n'ho sempre uno in borsa, lo tiro fuori, io lo porgo, gli spiego sai che cos'è, sai che devi metterlo in un'altra bustina perché devi averlo su di te, è bene anche mettersela qua. E poi lo riguardo e di nuovo questa voce dentro di me che galleggia, che fa un sacco di bolle, dice no, ma devi parlargli ancora. E intanto sto preparando la lezione italiana di oggi, al che mi dico, cioè deve leggere questa cosa qua. Dico ok, gli porgo il mio telefono, senti, ti dispiace leggere questo, penso che ti sarà molto interessante. Io lo metto nella versione tutta in ebraico e lui in modo molto carino lo legge tutto prendendosi il suo tempo. E poi cominciamo a chiacchierare, salta fuori che suo nonno è un grande Talmid Chacham del Marocco e che ha scritto dei volumi di Torah e sono sicura, lui non sapeva neanche di cosa ha scritto, ma sono sicura che essendo un rab marocchino molto probabilmente ha parlato anche di Zohar e di Kabbalah. E quindi la voce che era dentro di me era giusta. E l'ho combattuta con tutte le mie forze finché a un certo punto non ha vinto. Quello che voglio dire è che quando noi facciamo un lavoro di Ahava, di amore, emolliamo gli ormeggi, non sono io in controllo della situazione, non c'è bisogno che io sia in controllo della situazione, non c'è bisogno che sia arrabbiato col collega, col vicino, col nipote, con tutti quanti, lascia stare. Riconnettiti con l'amore per Hakadosh Baruch Hu, con l'amore per il popolo ebraico, Hashem ti presenta le opportunità e salti su un altro livello dove hai l'opportunità di parlare, di dare una buona parola a qualcuno, di fare una connessione, cioè il piacere di essere connessi con qualcuno. È un piacere che non ha prezzo. E in questo capitolo 44, la Gemara Zaken parla proprio dell'amore, nel momento in cui ho detto, ok, io faccio la tua volontà, Kadosh Baruch Hu, e non perché mi fa senso, ma perché ho deciso così. È difficile, sì. Ho deciso, sì. Adesso comincio a remare la mia barchetta verso questa direzione e automaticamente si cominciano ad aprire i canali. E anche le paure, le preoccupazioni vanno via, perché automaticamente mi riconnetto con la Kadosh Baruch Hu, dico, io ti do la mano, Hashem. Il resto non è un problema mio. Il mio problema è combattere la mia resistenza ad abbandonarmi alla tua volontà, perché è quello che succede fondamentalmente. Io devo occuparmi, io devo portare il risultato. No, non devi portare il risultato. Devi fare quello che devi fare, punto a capo, con piena fiducia che la Kadosh Baruch Hu ti apre le porte. E grande serenità. E percepire l'amore di Akash. Oh, ho scritto stasera una persona, Hashem ti ha risolto un problema, Hashem ti aiuta, Hashem ti ama. E questa persona mi risponde, ama tutti, cioè, hai ragione. Ma ogni tanto noi mettiamo dei filtri e non facciamo pervenire questo amore di Akash Baruch Hu su di noi. L'altra Eve quindi spiega che ci sono due amori fondamentalmente, Avarabà e Avatolà. E l'Avat Rabbà è un amore che non è che si riceve, è uno stato di benessere che fondamentalmente i tzaddikim ricevono, in cui si percepisce la connessione a Kadosh Baruch Hu in modo molto molto intenso. Noi abbiamo detto che la connessione del popolo ebraico con Hashem è attraverso la Torah e le mitzvot. Voglio connettermi con Hashem? Creo connessione, linee di connessione come il telefono. Cosa faccio? Ho bisogno di creare un filo di wireless. Ho bisogno di un filo di connessione. Come faccio a creare un filo di connessione con Hashem? Torah e mitzvot. Lì per lì magari non lo sento neanche, mi è anche molto pesante, però lo sto creando. Più vado avanti, più la profondità del rapporto diventa intenso. Un conto è fare la preghiera, un conto è fare la preghiera. Ascoltavo ieri sera questa intervista di questo ragazzo ebreo americano che si è trovato mischiato a qualche errore, chiamo così, tecnico in America ed è stato processato, incriminato e incarcerato. Una persona di una famiglia molto prestigiosa, economicamente molto benestante, studia Torah, fa tzedakah, però ha fatto un errore tecnico che aveva sottovalutato, non aveva capito che era una cosa grave e diciamo così, non l'aveva ponderata. Molto spesso non siamo coscienti completamente di tutto quello che facciamo e ha fatto un grave errore, purtroppo è stato incarcerato. Lui dice che il momento in cui ha sentito Akash Baruch Hu nel modo più profondo
stato quando ha toccato il fondo, quando pensava di essere liberato, invece di essere liberato è stato messo in una stanza di massima di sicurezza, dove gli è stato dato l'opportunità di pregare, e in quel momento si è rotto in pezzi praticamente. Cioè, si dice che non c'è momento in cui siamo più attaccati a Croce per Cuo quando il nostro cuore è spezzato. Un cuore spezzato ha una connessione con Hashem molto molto forte. Questa connessione è la legata alla consapevolezza che a Croce per Cuo è tutto quanto. E nel Tzaddik questa consapevolezza è instaurata, è presente in modo molto molto profondo. E questa consapevolezza e questo amore fa sì che il tzaddik ha un senso di benessere, di serenità, perché sente, percepisce questa avaraba e che non è legata a un benessere materiale. Non per forza uno ha un tzaddik, ha benessere materiale, alcune volte no. Alcune volte ha delle prove di vita molto difficili. Questo Avat, Avarabba e Avat Olam sono questi amori, questa percezione di amore per Hashem che ha un'infinità di gradazioni. Non tutti percepiamo lo stesso amore, abbiamo caratteri diversi, capacità diverse, capacità di percepire l'amore in modo diverso. Quindi questo amore ha una profondità diversa per ogni persona. C'è persone molto molto intense, ci sono persone magari più superficiali, ognuno secondo la sua caratteristica. Così come è scritto nello Zohar, che, questo è importante, Kadosh el Pasuk, Nodà Bashe'ari Bala, come suo marito è conosciuto nei cancelli. Si riferisce al rapporto di Akadosh Baruch Hu col popolo ebraico, il popolo ebraico paragonato alla sposa e Akadosh Baruch Hu paragonato allo sposo, ed è un rapporto di amore estremamente intenso. E quanto una persona è atta a ricevere, perché lo sposo è quello che dà, quindi quando una sposa è atta a ricevere, quanto più la connessione è profonda. La ricevere è proporzionale il dare è proporzionale alla capacità di ricevere. Quanto noi più creiamo dei kelim, dei recipienti grandi per ricevere, quanto più la rivelazione è grande. Qui cominciamo a capire quanto è grande la rivelazione che stiamo andando a percepire dopo 2000 e passa anni di Galut. Sono 2000 e passa anni che Hashem ci prepara a una rivelazione divina inimmaginabile, perché sono tanti, tanti anni in cui abbiamo dovuto preparare dei recipienti giganteschi. Quindi questo Galut, Golà, è in realtà funzionale alla profondità, l'intensità della Geulah, di cui non abbiamo neanche idea. La verità è che ci stiamo anche abituando a dei grandi miracoli, come ho detto prima di ricominciare a registrare. Quello che è successo meno di un mese fa è che noi diamo per scontato e ricominciamo a essere concentrati sui nostri problemi, dimostra il fatto che noi ci siamo abituati a dei miracoli straordinari e li diamo per scontati. L'amore di Akadosh Baruch Hu e il fatto che noi cominciamo a vivere una dimensione di miracoli, andremo sempre più avanti su questa direzione. Ciao! Ciao. E velachen nikra'in dechilu urchimo, lo diciamo andate filà, dechilu urchimo anistarot l'Hashem Elokeinu, dechilu, che è la parola per timore, urchimo che è la parola per amore. Questi sono i famosi due ali che fanno spiccare il volo, l'uccellino che prende il volo. Un uccello vive, ma se non ha le ali non spicca il volo. Se il nostro mitzvot, il nostro rapporto con Hashem deve spiccare il volo, dobbiamo legarci una buona dose di amore e di timore. Quello che io ho fatto in questi 2 giorni, ieri sera, stamattina, oggi, è una ripresa, ho ripreso le motivazioni che mi hanno spinto anni fa a fare determinate scelte molto forti.
e che in qualche modo si erano addormentate in un processo di autogiustificazione, autocommiserazione, no? Ritorniamo negli soliti cliché, se non stiamo in guardia, op, scivoliamo nei soliti cliché. E quella forza extra che ci aveva dato il potere di uscire dai nostri schemi viene parcheggiata. Quindi noi dobbiamo continuamente rispolverarla questa cosa qui perché ci permette di reintrodurre quella che è stata la forza che mi ha permesso di fare un salto di qualità. E noi lo riprendiamo ogni volta questo esercizio, perché se noi non saliamo sul tapis roulant e non continuiamo a correre, oh, cosa facciamo quando siamo fermi sul tapis roulant? E siamo fermi, oh, caschi indietro. Se non vai avanti e non acceleri, automaticamente caschi indietro. Vetorau mitzvot e maniglot l'anu ulvanenu lassot. Qual è la connessione con Hashem? La Torah e le mitzvot. È l'unico modo che io ho per esprimere la connessione con HaKadosh Baruch Hu. Non lo sento mio, perché quando, famosa frase, facciamo questa cosa qua, no, ma io il mio rapporto con HaKadosh Baruch Hu nel mio cuore. E lo dico pure io questa cosa qua. Lasciami fare le cose a modo mio, perché è il mio rapporto con HaKadosh Baruch Hu. E poi ci vuole una buonissima, grandissima dose di umiltà, di riconoscere che il mio modo forse non è esattamente il modo corretto per implementare la connessione. Se io non studio le istruzioni per l'uso, per far andare la lavatrice, magari impasticcio tutto. E quindi, benché io abbia un intuito che è corretto, devo impararla a esprimerlo nel modo più giusto. E quando lo fai, si aprono i cieli. Quando io oggi ho fatto questo esercizio, ho parlato con questo Hayal, che ho sentito che c'era una connessione, dovevamo parlare. Ho scritto una mia amica chiedendola se era ancora all'estero, mi ha detto no, sono tornata in Israele e mi ha raccontato le cose. Aspettava la mia chiamata, dico, ma è possibile che non ero concentrata su questo? Ognuno ha il suo processo, ma quando noi ci rimettiamo in linea con questo tale, il nostro percorso e quello che Hashem vuole da noi, automaticamente spuntano fuori le cose che dobbiamo fare. Personalmente, quando io ho un momento di svolta, quando sono ormai caduta nel mio pozzetto e devo ritirarmi fuori, quando penso di essere inutile, quando penso di essere inutile, che nessuno ha, va bene così, posso stare zitta, nessuno si ricorda di quello che ho da dire, allora c'è qualcosa che non va. Appena metto a posto questo processo, e comincio a scrivere o a chiamare, a interessarmi agli altri, piuttosto al momento giusto, al punto giusto, perché Hashem ha bisogno del mio intervento, perché siamo tutti un puzzle, ognuno ha da fare la sua cosa, ognuno deve fare il suo lavoro. Non possiamo stare qui a girarci i pollici. Perché noi siamo tutti a Mistral, siamo insieme. Infatti, cosa dice la Dura Zaken? Chi Torah ha tu mishpah ha li kulano. La Torah è unica e una sola legge. Quindi siamo tutti connessi. Io faccio una mitzvah, mi riconnetto con gli altri. Bechiyun kol la Torah mitzvot, bechinat maase, dobbiamo fare mitzvot nell'azione. Qualcuno mi ha detto, io penso alla tua simcha, mi ha scritto, una persona mi ha scritto, penso alla tua simcha, cioè, beh, cosa fai? Naturalmente mi è venuto a dire, come? Gli ho scritto, Mi ha detto, ah, hai ragione, bisogna fare qualcosa. Ma l'ho detto molto genuinamente, perché me lo dico anche io. Quando mi sento disoccupata, che non c'è niente da fare, allora lì devo preoccuparmi. Ma come? Nessuno ha bisogno di me? Hashem non ha bisogno del mio intervento in questo mondo? C'è qualcosa di strano. Allora lì deve suonare la campanella, non sono allineata nel modo corretto. Ma she'en kel bitchilurchim Hashem lefi adat et Hashem beshememov balev. Il timore di Hashem, l'amore di Hashem, secondo la nostra capacità intellettuale del cuore. La profondità dipende dalle nostre caratteristiche. Quanto più vado in fondo, quanto più ho un momento di introspezione molto molto profondo, quanto più lascio entrare Hashem in modo molto profondo, sia nel mio intelletto sia nel mio cuore.
Grande amore, che va al di là di tutti i calcoli, le tutte assunzioni. Questo ragazzo ieri diceva una cosa incredibile, che abbiamo studiato un pochino con Shara Bitakon, cioè, se una persona sa che la sua parnassà è stata decisa a Rosh Hashanah, basta, Hashem ha deciso a Rosh Hashanah, possiamo aumentare facendo le buone azioni, ma non abbiamo bisogno di fare i trick e track, non abbiamo bisogno di imbrogliare nessuno. Non abbiamo bisogno di far ingannare nessuno, non abbiamo bisogno di essere smart, furbacchioni, nella parnassà, in qualsiasi cosa, nei rapporti con le persone. Se Hashem ha deciso una cosa, la cosa viene. Devo essere semplicemente presente, non ho bisogno di essere molto furbacchione. E questo è veramente il concetto di Bitachon. Quando sei Bitachon, lasci venire le cose, non hai bisogno di creare delle situazioni complesse, soprattutto nella nostra generazione in cui tutto si stanno aprendo tutte le porte. Quello che ci viene chiesto è di vivere, di essere di vivere da buon ebreo, nel mio piccolo circuito personale, piccolo, 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 nei miei equilibri, nell'essere bilanciata, nel mio avere i miei spazi definiti, nella mia simcha personale, nella gioia personale, tutto il resto poi si sta aggiustando a catena. Ve'avara bagdola mizohi misuter gam ken bechol nefesh. Questo grande amore intenso, che è un amore che si scatena dentro di noi dalla realizzazione che Hashem è la nostra vita, la nostra vitalità, la nostra esistenza, è tutto Hashem. Ho da essere furbacchiona e calcolare qualcosa che è contro la volontà di Hashem, perché io sono più furba. Ma se tutto Hashem, chi me lo fa fare? Cosa mi interessa? Lascia andare. È un amore che è impregnato in ogni neshama, in ogni anima del popolo ebraico, in ogni componente del popolo ebraico. Perché l'abbiamo ricevuto in eredità dai nostri patriarchi. Dai patriarchi, ma hanno un'eredità delle caratteristiche nel DNA e che ci vengono date, fanno parte di noi. Così come è definito il Raya Meemna, che è la parte di Zohar che viene attribuita a Moshe Rabbeinu, il pastore dei pastori, che dice: Raya Meemna, Kivra, cos'è comunque Zohar, Kivra dei Ishtadel batar avo ve'ime derachim lon yatir migarme venafshe veruche, come un figlio che è pronto a sacrificare se stesso per il benessere di suo padre e sua madre, perché li ama con tutto il suo corpo, con tutto se stesso, con tutta la sua anima e con tutto il suo corpo. Di solito noi siamo abituati che è un padre che ama il figlio più di ogni altra cosa. Il padre è pronto a fare qualsiasi sacrificio per il figlio. Ma qui nel Raya Meemna, Moshe Rabbeinu, nello Zohar, si parla dell'amore di un figlio per i genitori, che è un amore infinito, ancora più grande dell'amore di se stesso. Che è un figlio è pronto a sacrificare la propria vita per salvare suo padre e sua madre, e liberarli dalla cattività. Questa sia, parentesi, sia a livello figurativo che materiale, cioè un figlio che va ed è pronto a sacrificare se stesso nella sua materialità, ma anche a livello figurativo, dentro di noi abbiamo una componente di padre e di madre. Non importa qual è stato il nostro rapporto con i nostri genitori, ognuno di noi deve creare un posto di madre e di padre dentro di sé, deve lasciargli lo spazio. E quando un figlio decide di dedicare la sua vita al benessere di suo padre e sua madre, automaticamente si guarisce. Riposiziona nel modo corretto quello che è il suo rapporto con la parte di sé che è Av, il padre, e il madre. Riposiziona perché è capace di fare un passo indietro da quello che sono i suoi istinti, le sue frustrazioni, la sua voglia di essere la vittima di tutti. E dire no, io mi concentro su mio padre e su mia madre.
E facendo questo esercizio, paradossalmente, diventa una persona equilibrata e che supera i suoi limiti, perché libera dalla cattività, sia fisica che figurata dentro di sé, le componenti di padre e di madre, che sono quelle componenti che fanno sì che diventa una persona completa, realizzata. E può veramente fare un servizio divino. E chi Hashem incorpora la figura del padre e della madre, no? Il fatto di sapere che noi possiamo, che facciamo di tutto per onorare la volontà di Hashem. E quando io faccio di tutto per onorare la volontà di Hashem, in inglese dice it's not about me. Non è tutto intorno a me, non sono il cucuzzolo del mondo, non tira tutto intorno a me. Ho messo un target, ho messo qualcosa di molto più elevato, che non è solo i miei limiti personali piccolini, ma qualcosa di molto più elevato, che diventa lo scopo principale della mia avodà, del mio lavoro. La chiamo avodà perché è un avodà, un lavoro. All'inizio è difficile, e più andiamo avanti, più diventa facile, e più cresciamo. Chi ha lo av e ha le kulan, perché abbiamo tutti un padre in cielo. Se noi tutti, tutto il popolo ebraico fa questo esercizio di mettere come di dedicare la propria vita al proprio genitore, noi riposizioniamo qual è il punto del popolo ebraico vis-à-vis di HaKadosh Baruch Hu. Perché lo scopo ultimo è quello di riflettere la volontà divina in questo mondo. Nel momento in cui io decido, non solo per timore, ma per amore, che io voglio salvare mio padre dalla cattività, che cosa vuol dire? Che io voglio far uscire tutta la forza divina che è presente in questo mondo dalla cattività. Hashem dice: te lo faccio fare a te, non lo faccio io da solo. Tu lo puoi fare. E quindi ognuno di noi diventa un'estensione del braccio di Mashiach. Ieri con i bambini avevano il gelato, uno l'ha finito prima, l'altro ha finito dopo. Io stavo parlando di, diciamo, su chi, ma dicevamo, we want Mashiach now. Capire come i bambini capiscono il concetto senza andare troppo in profondità. E a un certo punto dico, ma non puoi, uno ha chiesto all'altro, posso assaggiare quel tuo gelato? E l'altro bambino era reticente, ma facciamo venire Mashiach, e automaticamente gli ha dato il gelato e non sono andata a darlo a tutti gli altri, perché ha colto il concetto di Mashiach, anche un bambino. Perché noi siamo i figli di HaKadosh Baruch Hu, quindi dobbiamo parlare il bambino che è dentro di noi nel rapporto con il nostro padre. Hashem, sei tu il papà, io ti lascio, io faccio tutto quanto per tirarti fuori dalla cattività. E automaticamente cominciamo a diventare Kedushim, Kikaroshani, noi cominciamo a esprimere la vera essenza, che è essere figli, l'espressione divina in questo mondo. Viavki mi hu ze ve'eze hu, conosciamo questa frase. Asher arav li bola geshe la sig afilu chelek echad mini elef mi madregata avara yememna. E la domanda è: chi è quell'uomo e dov'è che dice che può approcciare un livello di amore anche un livello di millesimi rispetto a quello che è l'amore di Moshe Rabbeinu? Insomma, che Moshe Rabbeinu è Eved per excellence, Eved Hashem. Moshe Avdò, Moshe viene descritto come il servo di Hashem, descritto, e infatti lui merita la rivelazione divina più grande in assoluto. Come facciamo a comparare il nostro amore, il nostro rapporto di amore con Hashem, che abbiamo nel nostro cuore, con quello che è di Moshe Rabbeinu? Sono due livelli un attimino diversi. Moshe Rabbeinu che viene dichiarato il fedele Ranya Nemna, il fedele pastore.
mi colma com hare efes katse uve shemets minhu merav to uve oro me irli klalut Israel be kol dor vador. Comunque, anche se ci poniamo queste domande, che tradotta in italiano sempre è chi sono io, insomma, cos'è questo amore per Hashem? Chi sono io? Nessuno? Invece no, la Muraskan dice non ti sottovalutare, non ti buttare giù, perché anche un'infinitesima porzione di questo amore, di questa luce che illumina la tua Neshama, il tuo essere, così come Moshe Rabbeinu. Quindi siamo tutti, abbiamo detto, siamo tutti espressioni di Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, oggi Mashiach, stesso Shor Neshama. In ogni generazione. Perché dice, in ogni generazione c'è l'emanazione, è presente l'emanazione di Moshe Rabbeinu costantemente. Costantemente c'è un'emanazione di Moshe Rabbeinu. La domanda è quanti attivano il cappellino del braccio di Moshe Rabbeinu? Quanto riesco a fare lo switch dentro di me e dire no, aspetta, 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 io mi voglio allineare con quella forza. Io voglio essere connesso con quell'amore di Moshe Rabbeinu. Lo percepisco a livello infinitesimale? Ma è sempre qualcosa, perché l'amore... La proporzione di Moshe Rabbeinu è gigante, anche se è un puntino, è sempre molto interessante ed è sempre molto potente. Quello che ti sta dicendo qui la Gemara Zaken, che è una cosa incredibile, parla dei nostri giorni, mai come oggi senti l'attualità di ogni parola del Tanya. Ti sta dicendo che in ogni generazione c'è un'espressione di Moshe Rabbeinu, e così come Moshe Rabbeinu dice Chi caro velecha davar meod beficha uefacha la sotto, che ogni cosa vicina, che l'amore di Hashem, l'amore di Hashem è vicino a noi, nel nostro cuore, beficha, nella nostra bocca, beficha, nel nostro cuore per farlo. Così in ogni generazione, e soprattutto nella nostra generazione, tutti abbiamo coscienza che siamo un'emanazione di Moshe Rabbeinu e che tutti abbiamo quella luce dentro di noi che dobbiamo far accendere. E mai come oggi. Questa forza diventa reale in cui l'impatto, il contributo di ognuno di noi è fondamentale. È fondamentale che ognuno di noi ci sia e non si nasconda. Raksha razo hi bebchinat Ester ve'elem gadol benafshot kol bet Israel. Perché questa emanazione, questa luce di Moshe è presente nelle neshamot di tutto il popolo ebraico in un modo molto oscuro e nascosto. Dobbiamo tirarlo fuori. Ma il Mashiach ci sta aiutando. Ognuno ha le sue storie personali, non c'è niente da perdere. Tiralo fuori. Tiralo fuori. Moshiach ci sta tirando fuori il meglio di noi. È un processo. È un processo in cui ognuno di noi, almeno la sottoscritta, ha non due ma quattro freni a mani tirati. No, 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 sono una Ferrari ma non c'ho voglia di esserla. Lasciami fare la 500. Ma sei una Ferrari? Ma... Ognuno secondo. No! E Moshe ci sta spingendo, 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 perché ognuno ha un ruolo, ognuno ha un ruolo. Perché devo far uscire questo amore nascosto. Dal suo letargo, da uno stato di essere nascosto, uno stato di ovvietà e di grande orgoglio, mai come oggi lo viviamo. Avasua misutere belem ester elaghi lui. Facciamolo uscire questo amore, modo rivelato, l'orgoglio di essere ebreo. Questa ragazza diceva in America che ha incontrato un sacco di studenti ebrei. Che dicevo, io prima avevo la kippah nel cassetto, adesso la porto con me in tasca, perché non si sa mai che la voglio mettere, perché la kippah è una corona, la considero una corona, quindi la voglio mettere. Per quanto si sta cambiando in pochissimi tempi, in pochissimi giorni. Liyod beit galut libo mocho lo niflet velo rechoka hi ela karov davar meod efichu vacha. Perché questo amore per Hashem che ci illumina, che ci energizza,
e dove c'è una coscienza che tutta la mia vita io sono qua, viva e vegeta in buona salute per la volontà di Akash Parakou. Se non fosse per la volontà di Akash Parakou, non sarebbe così. E quindi cosa c'ho da strategizzare secondo i miei pensieri? No, io faccio così, no, faccio così, no, così la mia, my way. Lui ha fatto questo, io faccio questo. Che senso ha? Non ha senso. Perché quando ci riconnettiamo con la forza che si chiama l'amore per la vita, che è la forza basilare, che è presente nel nostro corpo, l'amore per la vita, quanto cosa l'ebraismo valorizza a livello ultimativo, il valore della vita per sé, Chaim. Allora ci riconnettiamo a quello che è il principio, Ki karov hadavar me'od, che l'amore per Hashem in realtà è molto forte, molto grande dentro di noi ed è sulla nostra bocca e nel nostro cuore. Per questo quando facciamo la tefilà cantiamo. Quanto è bello cantare la tefilà perché è una lode di Akash Baruch Hu. Diventa armonioso. Mi sono detto una cosa che c'è quando una persona parla e tante persone parlano insieme è molto rumoroso, dà molto fastidio. Ma quando tante persone cantano insieme è molto armonioso ed è molto bello. Con questo, no? Abbiamo ancora qualche minuto. Avete qualche domanda? Come considerate l'amore? Secondo voi? Cos'è l'amore per Akash Baruch Hu? Come lo esprimo nella nostra quotidianità? Sul vostro momento, siamo ancora in registrazione. Beh, non sono brava a fare le domande, ho capito. No, il timore è, no, non è inteso come paura di Kadosh Baruch Hu. Il timore e l'amore di Dio, penso che ecco, non sia aver paura di lui, anzi, ci avvicina a lui. Sì, no, timore, prendo coscienza che timore non è paura, ma è reverenza. Hashem è È tutto il mondo, ha creato il mondo e quindi non faccio freestyle. Ho un profondissimo rispetto per quello che è la volontà di Hashem. E se la volontà di Hashem si esplica in Torah Mitzvot, mi adatto, ma mi adatto perché ho abbassato la testa a quello che è qualcosa di più grande di me, di cui io faccio parte. Dopodiché Oh, comincio a sviluppare un rapporto, un'interazione. Se non mi metto nella situazione, non posso amare Hashem e rispettare i comandamenti che sono uno strumento di connessione con Hashem. Se io non ho un momento di, chiamalo così, di umiltà, che accetto che Hashem è il padrone del mondo, avrò sempre una buona dose di esuberanza, di dire no, faccio quello che piace a me, come piace a me. Questa mitzvah mi piace, questa mitzvah non mi piace, invece tutte le mitzvah sono uguali e tutti gli ebrei sono uguali. E l'importanza che ogni ebreo, ogni uomo mette tefillin, non importa se uno è tzaddik o c'è la cresta, non cambia, la stessa mitzvah è identica, è lo Grazie. stesso contributo è identico. La differenza è come la vivi quando metti tefillin e senti avvicinati da Hashem, o perché ti senti, o no, quanto vai in profondità col rapporto. Cana Yardena, ciao, sono Leda, buonasera. Buonasera. Allora, la domanda la faccio io a te. Il momento che senti di avere questo amore profondo per Kadosh Baruch Hu, quando è che lo avverti? Perché ti spiego, io ho l'impressione che la vera consapevolezza, cioè perché qua credo che la maggior parte di noi che stanno qui a sentire la lezione fanno le mitzvot, perché è sicuramente a chi ce lo farebbe fare? Cioè, a stare qui a sentire la lezione, osservare Shabbat, ma io credo che avere la consapevolezza di avere un amore profondo e una connessione con Kadosh Baruch Hu ci voglia ben altro. Allora, io credo,
Correggimi se sbaglio, perché non è che so. È molto personale, è molto È molto molto personale. personale, è molto personale. E Ripetimi io la domanda perché credo. non è una domanda facile, ma puoi provare a rispondere. Secondo la mia Ecco. esperienza personale, chiaramente. Io E quando credo provo che. l'amore per Hashem, quando mi sento connessa con Hashem? Sì. Ok, l'ho spiegato un po' prima, ma lo posso spiegare un filo meglio perché l'ho provato in questi giorni, una cosa che ho dovuto rifare in questi giorni. Io Sì. in questi giorni ero, anche Pesach, apri tutto, no? Fai la grande Sì, certo. pulizia e c'è anche una buona dose di, tra virgolette, malessere perché apri, scavi, no? Fa parte. Ricordi, cosa di tutto, certo. E fa parte di questo perché proprio c'è il concetto di togliere l'ego, che è il Hametz, e poi comincio a contare l'Omer, che comincio a raffinarmi tra posto, a smussare tutti gli angoli. Quello che io ha fatto click, devo dire, ieri sera e oggi, perché ero in un ring, ero sul ring. Sul ring vuol dire lui ha fatto questo, quello ha fatto quello, quello ha fatto quello, quello ha fatto quello, quello si è continuato a Capita, essere capita, certo. quando sei sul ring, fondamentalmente, e sei talmente concentrato a essere sul ring e a difenderti o attaccare o a gestire, che la tefila diventa, ok, l'ho fatta, meno male che l'ho fatta, e la barakah è meno male che l'ho fatto, quindi è tutto un, ok, ho fatto quello che ho fatto perché sono abituata a farlo, ma ho deciso di farlo, ma non lo sto vivendo, È non sto come un vivendo la senso del sua dovere e profondità. basta. Il suo benessere, non è benessere, lo fai e basta. Okay? A un certo punto, e penso che ci siano anche delle forze, così, ci sono dei venti che ti aiutano. A un certo punto, ieri sera, quando ho sentito questa intervista, ho capito l'errore di questo ragazzo, che era un cliché che fa parte di me. Proprio perché lui raccontava i suoi problemi, le sue cadute. E la sua teshuva, io dico, caspita, ma questo cliché lo conosco, un cliché che io vivo e che continuo a cercare, da cui cerco di uscire. E poi oggi c'è stato un altro step, ma in realtà fondamentalmente questo il rendersi conto che nel decidere, cioè un concetto è di avere un benessere, di trovare il tuo equilibrio. La tua dimensione di amore per te stesso e i limiti che poni verso le altre persone nel rispetto di te stesso. Un'altra cosa è quando cominci a salire proprio sul ring e quindi ti stanno antipatici tutti fondamentalmente. E però con la coscienza dici, ma scusa, è possibile che mi stanno antipatici tutti, ma io devo fare un lavoro di Avat Yisrael, perché non mi viene naturale il lavoro di Avat Yisrael? E quando non ti viene naturale il lavoro di Avat Yisrael, automaticamente hai anche un problema di comunicazione con Hashem, sei arrabbiato con Hashem. Perché ti senti una vittima, almeno questo è nel mio caso personale. No, no, è così. Quando mi sento una vittima, mi piace, mi hai mollato, cioè dov'è questo grande amore? Mi hai mollato due sberle e vai. E sono, è ancora un'altra volta lo stesso cliché, ancora una volta lo stesso problema, ancora una volta lo stesso torto, ancora una volta, non è possibile. Quando ieri sera mi sono accorta, attraverso di nuovo, quando vedi una persona che ha fatto teshuva e ti sbatti il naso contro, dice, è possibile, questo cliché io lo conosco, lo riprendo io, lo rifaccio io, dice, no, aspetta un attimo, solo perché io mi sono data delle aspettative, perché io ho deciso che così doveva essere, perché ho deciso che così doveva andare, e quindi sono, e non è adesso, ora è adesso, ho deciso che deve essere ora e adesso, non è successo ora adesso, e cioè mi dice, l'ora adesso lo decido io, non lo decidi tu. Magari l'ora adesso che io ho deciso che deve essere ora adesso non è sano per me, non sarei capace di digerirlo, perché sarebbe troppo grande, o sarebbe troppo invadente, o non sarei pronta a digerire la cosa. Quindi in realtà voglio ora adesso la mia geulah, tra virgolette, non saprei digerirla, non saprei accoglierla, perché non ho creato ancora un recipiente per riceverla. Quindi io posso piangere in cinese, ma in realtà mi si viene fatto un bene, un chesed, che la cosa non sta ancora succedendo, ma sono ancora in un processo di crescita. Semplicemente che io ho deciso che adesso deve succedere. Quando nel momento decido che ho capito che io mi sto legando i piedi e le mani da sola e che invece di vivere il mio presente, io sto mettendo delle condizioni ad HaKadosh Baruch Hu e quindi fondamentalmente a me stessa,
Allora capisco che ho sbagliato il processo e Mm. che ti puoi vestire di gonna lunga e di ciurim su internet o di quella che studia che prega, però manca il cuore, manca la passione, manca anche lasciarsi andare. Cioè, siamo insieme, diamoci la mano, andiamo. Una buona dose anche di serenità, ma buona dose di serenità. Quando io ho detto a questa persona, Hashem ti ama, e mi ha risposto, no, Hashem ama tutti. È come dire, mi sono dimenticata che Hashem ama anche me. Manicuda, ovvio che risolvi la cosa, ok? Non hai bisogno di giustificarti, non hai bisogno di amare di più o di meno. Sed, no? In quel caso scendi dal ring. Scendi dal ring, a un certo punto dice, sai che c'è? Hashem, Seder, va bene, ma non va bene perché mi sono flagellato. No, va bene perché va bene così. Va bene così, il punto è il rapporto con Hashem. E quindi anche il rapporto con noi stessi, il rapporto con la mia tefilà, quindi anche il rapporto con l'altro ebreo. E quindi dico, sì, stai facendo qualcosa di sbagliato, però evidentemente io devo imparare qualcosa, cioè, se Hashem me lo sbatte davanti, è che io qualcosa devo imparare da questa cosa qua. E non devo reinserire, ritornare su Cristo, si sta ricreando. Io piango perché dico: possibile che sia ricreata la stessa situazione la milionesima volta? Perché? Perché Hashem vuole che io esco dal cliché e quindi mi ripresenta lo stessa cosa in tutti i colori e forme possibili e immaginabili. E mi ha detto: ti sei immunizzata? Sì o Può no? darsi che il bene viene proprio da quel cliché. Esattamente. E quindi invece di dire: lui mi ha fatto quello, quando comincio a ragionare in questo modo. E sento l'amore di Hashem, dico, ah, Hashem mi ha messo, ok, di nuovo lo stesso cliché, okay, non mi tocca più. Quindi automaticamente anche il problema con l'altra persona sparisce, perché quell'altra persona è lì, è funzionale solo per me. Questo discorso vale non solo tra noi le persone che ci stanno accanto, ma tra noi e gli altri popoli del mondo. Certo. Quando noi smettiamo di essere difensivi e viviamo il nostro rapporto con Hashem e l'unione del popolo ebraico, ma chi ci dice niente? Hashem vuole Beh, che guariamo dal un complesso che ci siamo portati avanti. Ma adesso Hashem dice basta, fate lo switch. E quindi automaticamente cosa succede? Tutti gli atenei universitari, tutti fanno la stessa cosa, ma è molto rumore per nulla. In realtà non c'è sostanza, perché sta a noi dire non c'è sostanza e non ritorno nello solito cliché. E sono, I'm a proud Jew, sono un ebreo orgoglioso di essere ebreo. E quindi quando io scendo dal ring, perché ho detto Hashem, ma non è che perché faccio strategia, dico Hashem, sta succedendo questo perché la tua volontà deve in qualche modo, c'è qualcosa di buono in tutta questa storia qua, in qualche modo mi vuoi insegnare qualcosa e non ho bisogno di strategizzare, non ho bisogno di essere più furba di tutti, devo semplicemente let it go, lasciare andare, le shachrer, il Rebbe parla di Shabbat questa settimana, Shabbat ho studiato, le shachrer, lascia andare, Sì. automaticamente scendi dal ring, automaticamente non sei più arrabbiato con i tuoi genitori, con i tuoi vicini di casa, con i tuoi padroni di casa, col tuo capo, con i tuoi colleghi, con E tutto scorre. tutto scorre. E tutto quello che si è presentato dice, ah, wow, l'ho superata. E automaticamente sei pronta ad abbracciare tutti. Ami tutti, non hai paura, non hai bisogno di difendere, non sei offeso, niente. E lì percepisci un grande amore perché cominci a percepire anche l'amore per l'ebreo che sta davanti a te, per il creato, per gli alberi, Ma no, per ma i soprattutto di fiorellini. rafforzi, Come? soprattutto di rafforzi, perché così Infatti, invece di infatti, ma perdere. non parte dalla volontà di rafforzarti. Non ti sei, non ho detto voglio rinforzarmi. Ma così succede. Succede, ma il punto principale dello switch che ho fatto tre, cioè, sono caduta nella trappola. Mannaggia, sono caduta nella trappola. Tutto questo lavoro, anni di studio, sono caduta nella trappola. La domanda è, non è che se cadi. La domanda è quanto veloce ti rimetti su. Quando Allora capisci lì quello senti l'amore. Pardon? che sta succedendo, che sei cosciente proprio. Io ti volevo ringraziare, Ariel, è una bellissima lezione. Poi mi è piaciuta molto la parte che hai detto che c'è un minuto.
che tu vai avanti, poi non capisci più dove devi andare, ti fermi. In quel momento, secondo me, mi ha fatto ridere perché ci sono dei momenti così. Secondo me, devi abbracciare tanto una cosa che ti piace, che fa amore, e falla subito, così non ti passa la fantasia del fermo. Tu hai detto tra una cosa e un'altra c'è un attimo che ti blocchi e vuoi sapere cosa devi fare, avanti, indietro. Invece, andare avanti e vedere la cosa che fa piacere, parla con amore e vedi che poi asceme quello che vuole, insomma, ecco. E ti stupisci perché chiami una persona, dice, questa persona mi chiama, chiama persona, apri il cielo, È la cosa vero, è più vero, è vero. giusta, la cosa più desiderata, i sentimenti più belli, i ringraziamenti, che bello, grazie. È vero. Grazie. Faccio parte di questo meccanismo mondo e non importa se sei sposata, se hai figli, se hai vicini, non importa. Non No, importa, non hai un importa. tuo ruolo, ognuno secondo la sua. Quello che sei adesso è che Hashem, quello che vuole Hashem in questo momento. Esatto, sì, è vero. Va Perché bene ogni così. momento siamo messi alla prova, ogni Va momento bene abbiamo delle così. piccole prove. Va bene così. E automaticamente si sciolgono le cose e percepisci amore perché non hai più un sacco di risentimento e non hai neanche più risentimento per te stessa perché non ti colpevolizzi. Sì, ci sono riuscita. Non... Oh, ma c'è Yes. Diventa, e più lo fai, più diventa profondo, più diventa genuino. E la cosa più bella è che quando riesci a farlo, gli altri lo sentono come genuino, dicono: aspetta, ce l'ha fatto lei, ce la faccio anch'io. Magari una volta sei tu che aiuti gli altri, ma un'altra volta sono gli altri che aiutano te. È una catena, tutti saliamo, piano piano tutti saliamo, tutti ci abbracciamo. Speriamo, speriamo, speriamo E veramente. poi sei È quello molto che vogliamo. felice. È E quello poi che sei molto vogliamo. felice, sì. Sei molto felice. Sì. E sei Quando molto arrivi a questo, dolce. sei molto felice. Sei molto Cioè, dolce e sei molto femminile. E sì. allora anche il Ma rapporto con tuo vedi marito. anche le piccole cose, apprezzi, che ne so, non lo so, io oggi mentre andavo al lavoro vedevo un signore che camminava piano col cane che attraversava e tutti si fermavano. Ho detto: guarda che carini. Vedevo lui che andava piano e mi faceva piacere che gli altri si fermavano a aspettarlo perché lui andava proprio piano. E sto cane dietro che andava pianissimo come lui lo rispettava, pure il cane stesso. E più avanti c'era la mamma col bambino che allora ha attraversato pure lei e tutti si fermavano. Sembrano cose stupide, no? Però dico, guarda il rispetto delle persone, sembra stupido, ma non c'era in quel momento, che ti posso dire, la confusione, le corse, i suoni, le cose, cioè si è fermato per un secondo il mondo Come rispettando coloro che avevano quel bisogno in quel momento, che non potevano andare veloci come noi e ci siamo tutti fermati e ho apprezzato questa cosa. Mi ha fatto piacere pure a me, capito? Che magari sono arrivata 10 minuti più tardi al lavoro, ma non mi importava niente perché perché quello che sta ho succedendo. goduto di quello, ho goduto del rispetto delle persone nei confronti di questi due personaggi. E senti che bello, senti che bello. È armonioso, c'è molta armonia. Sì, sono molto d'accordo con te. Se, ci si arriva, ci si arriva. E poi ci si arriva. Io per esempio, il rapporto nei confronti di Kadosh Baruch Hu lo sento come se io sono nelle sue mani Bello. e non sento come se, ecco, mi sento nelle sue mani, perciò tutto il bene, tutto quello che arriva di positivo e tutto quanto è tutto accettato, ma è accettato anche. Che ne so, l'essere retarguita attraverso qualcosa che ti accade, no? Perché? Perché magari rifletto e dico: in effetti avevo bisogno, cioè è giusto pure che mi becco questo, come il genitore che se fai la cosa sbagliata comunque te lo fa notare. E quel particolare del disturbo, come dici te, la persona che ti disturba, il momento che ti disturba, il lavoro che ti disturba, sai che ti succede perché ti devi correggere. Alcune volte sei disturbato e non riesci a fare il click, no? Sei disturbato, non riesci a fare il click.
Non riesci. Sì. Hai bisogno proprio di fare quel famoso respira a fondo e processarlo. Quanto più impariamo a processarlo, quanto più ci alziamo velocemente e facciamo zoom out della situazione. Io sono stata fortunata che Hashem mi ha mandato proprio davanti al naso, mi ha detto: guarda che stai facendo esattamente la stessa cosa. E da qui poi ho sentito un'altra cosa di questa ragazza che parla che in America e dice: noi stiamo vivendo, è una cosa incredibile quella che dice, dice: noi stiamo vivendo la Geulah. Lei spiega velocemente le notizie, soprattutto per i ragazzi ebrei americani che sono completamente sconvolti da quello che sta succedendo. E dice: mi sento, sono stanca, ma, perché lei parla continuamente, ma mi sento, sono orgogliosa di essere parte del processo di redenzione. Sta succedendo, sono attiva, sono un attore attivo. E lei si è attivata perché ha un sacco di gente che la segue. E dice: mi sono sposata, non mettevo la parrucca all'inizio, però siccome io mi presento come una ragazza religiosa, allora ho dovuto mettere la parrucca perché sennò non sono coerente con me stessa. Quindi non l'ha fatto per nessun altro se non per se stessa. E dopo ho scoperto che 40 altre donne hanno cominciato a coprirsi la testa perché io ho condiviso la difficoltà che ho avuto di coprirmi la testa, ma essere coerente col mio essere, quindi essere una donna religiosa, e quindi ho preso coprirmi la testa, e altre 40 donne si sono coperte la testa. Cioè io mi rendo conto che anche condividendo la mia vulnerabilità ho un ruolo e sono contenta di avere questo ruolo, e mi dico: lo dice lei, lo devo fare anch'io. Il Rebbe continua a dirmi: aumenta le lezioni di Tania, e io: no, non voglio, no, non voglio, no, non voglio. Cos'è che non capisco? Cos'è che non capisco? Invece di passare ore a lamentarmi che quella cosa lì, così esci da tutte le tue paure, dal tuo controllo sistematico di tutto e buttati, buttati, fai quello che devi fare. Questo è quello che ho processato in queste 24 ore. Ma è così? Hashem ci ha programmato un attimo durante il Covid, adesso siamo full speed. E ognuno di noi è tenuto, cioè parlo io, ma anche voi. Ognuno di noi. Abbiamo il merito di essere attori partecipi attivi nel processo di Geulah. Quelle due robe che abbiamo imparato, che abbiamo processato, dobbiamo condividerle e tirar fuori, aiutare gli altri, ispirare gli altri. E gli altri ispirano noi ed è una catena di positività. Chiedo scusa per prima che sono entrata a 38, ma siccome ho perso gli occhiali, pensavo che fosse 08, ecco perché vi ho Allora, salutato. figurati, io anzi, chiuso perché Dopo, c'era perché io non, Fisher cioè e io vi Shabbat Shalom, vedo. non vorrei, chiudiamo perché c'era Fisher e No, abbiamo vi vedo tutti offuscati, però scusate. grazie di trovare i tuoi occhiali, e Se chiuso Dio perché vuole. c'era giusto c'è il rap che è iniziato, vero? Non lo Credo so. di sì. Sì. Credo Ok, di sì. chiudo per rispetto. Buona serata a tutte, benedizioni. Grazie. Guarda, Ciao, ragazzi, grazie. Ciao, da piccoli grazie. messaggini, datemi la forza di farlo, incoraggiatemi. E Grazie, fatemi sapere che cosa ha fatto. assolutamente. Assolutamente. Grazie, Chodesh Tov u'mevorach, grazie. Chodesh Iyar, Rifuah Shlema, che tutto Amen. Amisrael possa guarire. E Lulun Shom Michal Bashmuel Chaya, Adira Angarachel, Sara Bat Yosef, David Ben Yosef, Yitzhak Ben Yosef, che Hashem dia Nitzachon Gadol Leam Israel. Amen, Tutti i fatti amen, amen, amen. bimbo sono tornare a casa, bebrut ve shlemut, e che ci siano anche i loro corpi, e Hashem dia grande vittoria al popolo ebraico con i nostri diritti e per Amen, illuminare il mondo con la venuta di Moshiach. Amen. Kodesh amen, 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 Tov u Mevorach. amen, 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 Amen. Voglio bene, grazie. amen, 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 am